Che una rondine non fa primavera lo abbiamo sentito migliaia di volte e sinceramente è un detto che ci ha anche stancati e annoiati. Troppe volte negli ultimi anni una rondine non ha fatto primavera, troppe volte ci siamo ripromessi di non dirlo più, anzi era una speranza, la speranza che l'Avellino potesse dare continuità al suo cammino. E rieccoci a vincere una partita dopo tre gare veramente brutte, con il Messina sconfitto di misura al Partenio Lombardi, seppur i lupi meritavano uno scarto più largo. E allora diciamolo pure, con un piccolo sforzo e controvoglia: una benedetta rondine non fa primavera. Però, c'è un però, i segnali che sono arrivati sono incoraggianti, almeno per credere che il campionato dei biancoverdi sia cominciato. Ora, il 4-3-3 proposto con elementi nuovi ha funzionato e se tutti gli allenatori continueranno a ripeterci che non è questione di modulo ma di atteggiamento, diciamo pure che l'atteggiamento del 4-3-3 ha premiato. Si è vista una squadra un po' più gagliarda, che ha creato qualche palla gol nitida soprattutto nel primo tempo e finalmente il portiere avversario si è sporcato, guanti e divisa. È un buon inizio, con i tre punti che pesavano in maniera clamorosa sulla testa della squadra di Taurino, che in primis si è scrollato da addosso un po' di tensione. Vincere aiuta a vincere, bene, allora a Latina vogliamo il bis. Deve quindi cominciare la marcia dell'Avellino, che ha riscoperto in alcuni elementi sicura affidabilità. Auriletto ha giocato terzino di sinistra, ruolo inedito ma ricoperto con diligenza. Ceccarelli ha fatto capire che la qualità non gli manca affatto. Trotta si è messo a disposizione della squadra e ha messo anche lo zampino sul gol di un russo indemoniato, soprattutto nella ripresa. Sabato sera non sono tollerati i passi indietro, al di là del risultato che fa parte del gioco, ma un Avellino così brutto i tifosi non vogliono più vederlo. C'è speranza, bisogna crederci, anche se non sappiamo se l'abbiamo mai detto prima: una rondine non fa primavera. Nonostante tu sia la mia L'Avellino vince la sua prima partita in campionato, lo fa contro il Messina. Segnali incoraggianti dal Partenio Lombardi, ma una rondine non fa primavera. La frase preferita del mio amico e collega Michelangelo Freda. Buonasera Michelangelo. Buonasera a te Pellegrino e buonasera a tutti i telespettatori di Prima TV. Beh, diciamo, sono stato la tua fonte di ispirazione per la copertina di questa sera, voglio dire, anche ieri l'ho utilizzato. Ogni anno di sono stato tempi, limitato dai, ad utilizzarlo, questa frase, mettiamola così. Però l'Avellino ha vinto col Messina. Prima di entrare nel vivo della trasmissione andiamo a presentare gli ospiti della serata. Ovviamente non poteva mancare il tesserato biancoverde. Buonasera a Simone Auriletto. Buonasera. E non poteva mancare il nostro ospite d'eccezione come collega Gianni Porcelli. Buonasera. Salve, buonasera. Ecco, insomma, allora, da dove iniziare, Pellegrino? No, ci abbiamo, lo vedo ora in schermo. Collegato via Zoom il nostro carissimo Alberto Caccia. Buonasera Alberto. Ciao, buonasera a tutti. Perdonami Alberto, non avevo visto il tuo faccione. L'anticipazione è arrivata nel corso di fuorigioco ieri, dove Alberto ha preso parte a fuorigioco. Eccolo là, Auriletto, qualcuno narra che stava ancora correndo da ieri pomeriggio su quella fascia. Buonasera Simone Auriletto, un piacere averti con noi. Ti chiedo subito, questa vittoria quanto l'avete voluta e quanto l'avete sognata, anche viste le precedenti settimane pesantissime di contestazione, insomma qualcuno voleva già la testa di mister Roberto Taurino. Che sensazione avete provato al triplice fischio ieri? Sicuramente l'abbiamo voluta veramente tanto, ce la siamo presa credo meritatamente, seppur soffrendo in alcuni tratti della partita. Perché comunque il Messina era una buona squadra, proponeva delle buone trame di gioco, però noi volevamo la vittoria a tutti i costi perché non erano andate bene le prime tre partite, non volevamo partire così, speravamo in un avvio migliore, però ieri sera speriamo che sia stata un piccolo punto di svolta e quindi diciamo che alla fine della partita eravamo contentissimi perché veramente lo volevamo tanto. Allora, Gianni Porcelli, i nuovi arrivati che sono tanti in casa West Avellino hanno avuto già modo di capire quanto è esigente questa piazza, anche perché insomma le prime tre partite sono state davvero, davvero brutte e i segnali che sono arrivati ieri sono incoraggianti. Sì, c'è da dire anche questo, che siccome ne sono tanti, e sono tutti nuovi, ad esempio lui arriva praticamente proprio dall'altra parte dell'Italia, probabilmente aveva sentito solo parlare dell'Avellino e sentito parlare dei suoi genitori per quanto è giovane. Il problema è che da queste parti, credo che se ne sarà già reso conto,
l'entusiasmo, l'identità, sono valori. Sono valori che nascono purtroppo da una leggenda che è quella dei 10 anni di Serie A, che ovviamente costituiscono il fiore all'occhiello di questa storia e di questa squadra e il lupo, che è considerato un po' l'emblema, che è considerato un po' l'immagine che dovrebbe rendere anche l'immagine di grinta, di coraggio, di aggressività, cosa che nelle prime partite era sembrata invece non ci fosse. Allora adesso invece si apre questo spiraglio, si apre uno spiraglio con una prossima partita, che poi ne parleremo probabilmente, certo. Sarà sicuramente di viatico, perché è una squadra alla portata, però bisogna rendersi conto, e credo che questo possa valere per tutti i corsi del campionato, poi ti chiedo quello che ne pensi tu e come stai vivendo questa prima esperienza, bisogna rendersi conto che la piazza non è come quella di Vercelli, ne abbiamo parlato un attimo prima. Vercelli è molto più calma, è molto più paziente, sa che i programmi sono altri. Qua i programmi sono sempre vincere il campionato, la C va stretta, purtroppo è così. È un abito che non va bene. No, no, questo ne sono consapevole, come credo che ne siamo consapevoli tutti. E sicuramente, come ha detto lei, Vercelli non è una piazza come Avellino, e proprio per questo i giocatori vogliono venire in questa piazza qua e in queste piazze dove le pretese sono alte, giustamente, perché lo meritano, perché lo meritano i tifosi. Già solo vedere quanta gente c'è allo stadio la domenica, meritano di avere delle pretese alte. Chiaramente, quando i risultati non arrivano, è giusto, ne siamo consapevoli, che la gente non sia contenta, e non siamo contenti noi per primi, perché i primi a non essere contenti siamo noi, e noi vorremmo vincere tutte le partite, noi prepariamo tutte le partite per vincere. Però siamo consapevoli di dove siamo, del peso della nostra maglia, che però non deve essere un peso quando andiamo in campo, deve essere una motivazione in più, uno stimolo in più. Esatto. Ecco, volevo andare da Alberto per ritornare sulla partita. Alberto, tu che Avellino hai visto? C'è stato il cambio di modulo, il passaggio a 4-3-3, l'inserimento di nuovi elementi nella formazione titolare che non avevano avuto grande spazio. Parlo appunto di Auriletto qui presente in studio, ma anche di Russo, Ceccarelli, Matera e Garetto. Come giudichi quindi, insomma, questa gara di ieri e questo, diciamo, stravolgimento rispetto al lavoro estivo fatto? Io, al di là prima di tutto dell'aspetto tecnico-tattico, andrei sull'aspetto mentale, perché ieri abbiamo visto un Avellino sicuramente diverso proprio nell'impatto con la gara rispetto alle precedenti tre partite. Io ho visto un Avellino che è entrato in campo conscio di voler fare risultato, e non abbiamo visto queste cose nelle prime tre gare. Quindi, al di là dell'aspetto del cambio di modulo e dei nuovi ragazzi che hanno saputo ben fare nei 90 minuti, penso che l'aspetto mentale sia stato prima di tutto fondamentale. Mi è piaciuto molto l'atteggiamento, mi è piaciuto molto anche il cambio di modulo, al di là poi del risultato finale, perché personalmente ritengo che la linea 4 sia quella più aderente anche a questo campionato. Non mi permetto di giudicare ciò che ha fatto e che farà ovviamente mister Taurino, però ieri le cose si sono viste. Ovviamente, come dicevate in apertura, una rondine non fa primavera, però partire da questo presupposto in una gara che poteva nascondere tante insidie al di là dell'avversario, credo sia stato molto importante ripartire da lì. Quindi davvero vedo delle cose molto positive, sperando che poi da Latina in poi si possano confermare. E anche dire che l'allenatore l'aveva già avvisato a metà settimana scorsa che sarebbe stato diverso, e comunque si sentiva l'obbligo di dover vincere questa partita. Ah, sì. Perché assolutamente sì, già il cambio del modulo e portare la squadra al 4-3-3 ha significato che comunque c'era volontà ferrea, perlomeno da parte dell'allenatore, poi espressa anche dai giocatori in campo, di vincerla questa gara. Ah, sì. Immagina il dramma se si fosse veramente ancora, ci fosse stato ancora un colpo di freni. Invece la cosa è andata bene, e credo che sia per voi sia in questo momento un'iniezione di entusiasmo, insomma. Sì, no, certo. Per noi, ripeto, era fondamentale vincere per una questione di classifica, prima di tutto perché anche noi dovevamo iniziare a far punti,
E poi per una questione mentale, di entusiasmo, di fiducia, perché come si dice, vincere aiuta a vincere, ma non sono frasi fatte. No, perché è vero. Quando arrivi da una vittoria hai più fiducia, ti sblocchi, fai la giocata mentalmente con una spensieratezza magari maggiore, quindi e a tutti succede così, anche le grandi squadre, vincere aiuta a vincere, quindi... Ecco, quindi speriamo insomma che questo sia stato uno slancio, come dicevamo prima nella copertina, i tifosi dell'Avellino vogliono il bis. A proposito di 4-3-3, Simone, questo 4-3-3 che ti ha visto protagonista in questo ruolo inedito, tra pochissimo ascolteremo anche le parole di mister Taurino nel post-gara, ti chiedo insomma come ti sei trovato in questo nuovo ruolo, se l'avevi mai fatto prima e soprattutto anche spunti, no? Abbiamo visto arrivare anche al cross col sinistro che non è il tuo piede, raccontaci questa avventura ieri, è andata anche bene? Sì, ma io sono dell'idea che nella difesa sì, posso essere per caratteristiche un giocatore un po' più duttile, quindi posso giocare al centro, ma anche sull'esterno alla fine mi adatto abbastanza bene. Terzino sinistro non l'avevo ancora fatto, avevo fatto il terzino in altre occasioni di destra. Però credo che comunque, anche se era un ruolo, dai, diciamo per la prima volta che lo affrontavo, comunque anche con la difesa 3, bene o male ti porta tanto magari l'azione ad allargarti un po' anche a difendere, quindi non ero proprio nuovo in quella posizione. E poi credo che alla fine le gare in generale, se le interpreti con l'atteggiamento giusto, con la predisposizione giusta, già hai fatto un passo avanti. Poi ovviamente non ero sul mio piede forte, quindi non sono stato a inventarmi grosse... Stiamo vedendo il gol di Catania, del Messina. Sì. Cosa hai pensato, cosa si poteva fare, se si poteva fare qualcosa per evitare questo che è un Eurogol, il gol della domenica? Sì, credo che abbia trovato veramente il gol della domenica. E... niente, in quei casi quando sei puntato... diciamo che tu difensore con la postura del corpo cerchi di portare l'avversario verso l'esterno, di concedergli il piede debole, però comunque quando ci sono anche questi gol qua, questi spunti, in campo ci sono anche gli avversari, c'è anche la bravura degli avversari e ha fatto veramente un gol straordinario. Eh sì, direi un bellissimo gol, ci siamo rimasti anche noi in postazione per come l'ha trovato, però direi di andare ad ascoltare, è arrivato il momento di ascoltare le parole di mister Taurino proprio sulla prestazione di Simone Auriletto. Nonostante ci siamo presi anche un rischio, cioè non avendo un sinistro abbiamo fatto giocare un destro a sinistra, ma con la consapevolezza che avrebbe fatto bene, perché Auriletto, non voglio fare una citazione particolare per tenermelo buono, però è un ragazzo che merita, un ragazzo che è un soldato, un ragazzo che si è sempre allenato a mille anche se non ha fatto un minuto nelle prime tre partite e oggi si è preso una grossa soddisfazione, secondo me ha fatto una grande partita di attenzione, anche dopo l'ammonizione non ha mai rischiato l'espulsione, è stato sempre concentrato, ci ha dato tanto, ma alla fine la differenza l'ha fatta il cuore oggi. Ecco, Gianni, poi andiamo anche da Alberto. Mister Taurino definisce un soldato Simone Auriletto. Infatti volevo chiedergli quanto è importante questo. Ecco, avere... No, spero che lui voglia diventare sergente, per lo... spero per te che aspiri ai gradi, insomma, perché mi pare cioè, chiaramente lui lo diceva in senso positivo, ma tu aspiri anche a salire di grado, no? Sì, no, ma... Mi risulta che tu e Ceccarelli siete stati i migliori in campo, quindi vuol dire che anche spostarti sull'altra fascia comunque non ti ha creato grandi problemi. No, come dicevo prima, parte tutto dall'atteggiamento. Io credo che da cui tu ti riferisci ti deriva pure dai 10 anni fatti nelle giovanili del Torino, che probabilmente quanto a temperamento è una delle squadre, è una anche delle leggende più accreditate nel calcio italiano, perché tu hai avuto un allenatore che quanto a temperamento ne dava parecchio. No, tanto, tantissimo, infatti devo tantissimo di questo mio modo di stare in campo, ma non solo la domenica, anche durante gli allenamenti. Bene, sono nati tanti, effettivamente tanti. Al settore giovanile che ho fatto, perché il popolo granata ti insegna questo, no? Ti insegna un po'... ti sia non mollare mai. Su scale di valori diversi è come Avellino. Sì, esatto. La gente vuole questo, sogna i gladiatori in campo, anche
A Torino ti insegnano proprio lo spirito è questo. Poi più sali magari di età, quindi quando fai la primavera, eccetera, ci sono molte magari formazioni come la Juventus, come il Milan, come l'Inter, che magari sono più attrezzati di te, quindi giocano molto sui valori, sull'attenzione, sulla concentrazione, sul cuore proprio. Quindi devo giocare sull'impostazione mentale, insomma. Sì, occhio che dopo ne parliamo, all'inizio della seconda parte ne parliamo del Torino, perché poi c'è un collegamento con Lorenzo Garissoni del Latina, che ha giocato proprio con Simone Auriletto nella primavera del Torino. Quindi c'è questa carrambata stasera tra due ragazzi che saranno avversari sabato. Alberto Caccia, ti è piaciuto ieri Simone Auriletto sfrecciante sulla corsia di sinistra? Assolutamente sì, mi ha sorpreso, ovviamente non me l'aspettavo su quel versante del campo, e fra l'altro sono curioso di sapere da lui cosa si prova a giocare su quel versante, lui che l'anno scorso soprattutto il campionato l'ha fatto principalmente da difensore centrale di una linea a tre, cosa c'era nella sua testa prima di scendere in campo, se c'era un po' di ansia, al di là ovviamente dell'importanza della gara di ieri, come l'ha provata sotto questo aspetto, questa nuova sua posizione in campo? Ma no, ansia no, ero, cioè nel senso sì, c'è l'ansia della partita, ma normale, ero carico, ero voglioso, perché dovevamo, come squadra dovevamo dare una risposta, eravamo in casa, quindi non avevo mai giocato, era la mia prima partita, quindi anche se ero in un altro ruolo avevo una voglia matta di scendere in campo, e poi ho cercato semplicemente di farmi un film prima della partita, di cercare di nel possibile di non complicarmi le cose, di giocare semplice e di dare una mano alla squadra con le mie caratteristiche. Ecco Simone, ti faccio una domanda che può sembrare banale. Dopo tutto il ritiro svolto, tu sei uno di quelli insomma, che ha svolto quasi tutto il ritiro con mister Taurino a Mercogliano, quanto ti ha sorpreso questo inizio negativo da parte vostra? Quanto invece pensavi che la Vino potesse iniziare un pochino meglio almeno rispetto a queste tre partite che abbiamo visto? Sicuramente, nel senso, ci ha sorpreso perché volevamo e speravamo di partire veramente col piede giusto, e lo volevamo fortemente, visto comunque la piazza, visto tutto, comunque tutte le squadre lavorano in ritiro, lavori sodo, quindi dopo tutta quella fatica eravamo veramente vogliosi di iniziare col piede giusto, e quindi queste prime partite diciamo che eravamo veramente dispiaciuti di essere partiti in questo modo. Ma cos'è che non ha funzionato? Ma quando allora all'inizio non è mai semplice dire cosa non ha funzionato, perché comunque le prime risposte alla fine tu fai le amichevoli, precampionato, eccetera, però poi la risposta della partita vera la sai nelle prime partite, quindi non so, non avrei una risposta esatta. Sicuramente so che dopo questa vittoria la nostra fiducia deve aumentare, sicuramente aumenterà, e quindi abbiamo sempre lavorato abbiamo sempre preparato le partite, siamo scesi sempre in campo per vincere, questo è ovvio, è sicuro. Però non è andata così, adesso cercheremo di prendere spunto per continuare. Facciamoci aiutare sì. L'accendamento dei giocatori, cioè mettere ancora in campo gente nuova, gente che non aveva fatto le prime partite. Ha un senso oppure è soltanto un fatto casuale? No, credo che, quelle poi sono scelte dell'allenatore, come vede l'allenatore fa le scelte. Beh, anche il tuo caso, no? Tu ieri... Sì, no, anche il mio caso, ma io credo che in una squadra, ogni allenatore di tutte le squadre fa delle scelte, fa le scelte che considera i migliori per quella partita, certo, lì, durante la settimana, durante... quindi semplicemente siamo tutti buoni giocatori, anche chi non aveva giocato, comunque chi non aveva ancora messo piede in campo, siamo tutti buoni giocatori, e quindi
Credo che la cosa fondamentale alla fine sia, quando vieni chiamato in causa, di rispondere sempre presente, di cercare di farti trovare pronto. Poi il resto... Beh Gianni, in base anche alla tua esperienza, ti chiedo quanto può essere fisiologico, premettendo che insomma, le prime tre prestazioni sono state brutte e non giustificabili, però insomma, il fatto di essere un gruppo quasi per intero nuovo, con un allenatore Conta, certo, con idee nuove, quanto è? Nuovo, ma nuovo anche l'allenatore. Certo. Cioè, anche questo bisogna mettere nel conto, cioè c'è un allenatore nuovo che fra l'altro... come loro credo ha voglia di emergere, perché non è che venisse con un pedigree già consolidato, e quindi credo che lui voglia imporsi, così come vorranno imporsi i giocatori che sono arrivati, tutti i giovani. Ma la Serie C, ad eccezione di due o tre che possono essere giocatori di esperienza, ma che poche squadre poi fra l'altro hanno, in Serie C è così, in Serie C vale quello che dice lui, vale cioè il temperamento, vale cioè la voglia di vincere, vale anche la spinta della piazza. Perché vale moltissimo la spinta della piazza. Quello che lui non sentiva a Vercelli probabilmente l'avvertirà ad Avellino. Non è un banale la cosa, perché le piazze che comunque si sanno, fra l'altro tu sei in una regione dove in pochi chilometri si concentrano Avellino, Salernitana, Napoli e Benevento, con le quali c'è sempre stata grande rivalità. Questa rivalità comporta anche la presenza, l'attenzione, la pressione dei tifosi, e questa la sentirete. Perché ti porta sempre il termine di paragone nei confronti delle altre piazze. Certo, anche perché si sono vissuti tempi migliori in cui si è stati antagonisti di quelle squadre, quindi è normale che la sentirete questa pressione. Però se la sentite, l'avvertite, ne fate un fattore positivo, la moltiplicate per avere prestazioni migliori, questo significherà che comunque farete un campionato buono, magari non so se rispetterà le aspettative, ma sicuramente un campionato buono. Cioè, questo è vero, è una delle frasi di Taurino, ma che poi il calcio ci insegna. Andiamo a vedere la Serie A, ad esempio per me il Milan è un esempio lampante di tutto questo, aveva dei giocatori di indubbia qualità, però la differenza è stata proprio sotto l'aspetto del carattere, della voglia, dell'idea. Ma tu ti ricordi due anni fa i tifosi del Milan? Sì, Milan contestavano. Assolutamente. Adesso assolutamente. Sono in brodo di giuggiole praticamente. Sì. Volevo provocare Alberto, se mi concedi. Dai, allora volevo provocarlo tu. Dai. Volevo provocare Alberto, visto che insomma ci sono piaciuti tanto, un po' tutti, però soprattutto coloro che non avevano mai giocato. Ceccarelli tenuto in panchina per tre partite, Russo, ti ho bruciato. Mi hai rubato la domanda. Russo per tre partite, insomma, aveva giocato pochissimo. Auriletto la stessa cosa. Abbiamo visto Matera che insomma ha spaccato la gara quando è entrato. Cosa vuol dire? Che mister Taurino si è accorto tardi di questi elementi, o che insomma ha provato fino alla fine a portare avanti la sua idea? Diciamo che forse la verità sta nel mezzo. Non voglio fare, diciamo, colui che non si sbilancia e non dice la sua, però forse la verità è nel mezzo. Anche perché Taurino schiera quattro formazioni diverse, vuoi per necessità e vuoi anche per scelta tecnica in questi primi quattro match. E evidentemente credo che Monopoli sia stato il punto di non ritorno. Lo abbiamo sentito già dalle sue dichiarazioni a fine di quella gara, no? In qualche modo lì si rende conto, e già con quel cambio modulo alla fine della gara si rende conto che evidentemente qualche sbaglio è stato fatto, lo dobbiamo dire. Al di là delle attenuanti che ha comunque il mister, sia per un'amalgama che non si ottiene subito con tantissimi calciatori arrivati da queste parti, quindi credo che fondamentalmente evidentemente qualche errore c'è stato, è ovvio, perché altrimenti non fai un punto nelle prime tre gare con avversari che dove potevi ottenere di più. Al tempo stesso però, ripeto, qualche attenuante la voglio concedere, fermo restando che, ribadisco sempre, il campionato adesso è iniziato, siamo alla quarta giornata, quinta fra poco, quindi attenzione, vediamo se in qualche modo effettivamente la quadra, almeno dopo ieri, è stata trovata, però qualche attenuante la voglio trovare. Io la mia ce l'ho sul fatto di Ceccarelli e Russo, soprattutto di Ceccarelli, perché secondo me nel 3-4-3 andava a prediligere due elementi, anche se esterni d'attacco, un po' più difensivi, un po' più arretrati, rispetto a due giocatori prettamente offensivi che della fase arretrata praticamente se ne infischiano, più adatti forse al 4-3-3, perché ieri si è visto la tipologia di gioco proprio diversa, anzi secondo me l'involuzione, permettetemi il termine, ma non è propriamente così. Io sulla fascia l'ho visto poi quando è entrato Canutè,
Perché Ceccarelli faceva dinamismo, spaziava da destra a sinistra, riusciva a creare movimento e vuoti nella difesa avversaria. Sì. Canute invece andava dritto sulla fascia come solito, poi c'era l'imprecisione nel passaggio. Ci è piaciuto più Ceccarelli, dai. No, però ti fa creare più imprevedibilità Ceccarelli, sì, di Canute. Sei guadagnato il calcio. Però è ovvio che è una partita, è una rondina. Cerchiamo di evitarla questa frase nel restante. Posso dire una mia su Canute? Sì. Io ho seri dubbi sul rendimento di Canutè in fase d'attacco, perché l'attaccante si decodifica dai gol. Punta la porta. Non segnerà mai, o segnerà due gol al campionato. E purtroppo, per quanto crea, per come si muove, per quanto si dimena, per come tenta di dribblare sempre, è un limite. La sensazione è quello che penso, sbagli sempre l'ultima scelta, secondo me. Sbaglia sempre l'ultima scelta. Ma perché non ce l'ha? Perché non ce l'ha. Perché lui è un dribblomane, c'è poco da è uno che gli piace girare, gli piace, però la porta non la vede. No. Però tanti saluti a Mamadou. Fa arrabbiare anche i compagni perché è stato... Però è vero, perché ci sono quelle imprecisioni nei passaggi che ti fanno la differenza. Poi a volte, secondo me, dato che ci mette tanto fiato, arriva anche poco lucido sotto porta. Sì, perché secondo me arriva proprio una questione di lucidità, però non è da stroncare. In Serie C, come tutte le categorie, però forse... È chiaro che comunque resta uno che ti supera l'uomo, ma... Sì. Poi devi finalizzare. I pericoli li crea, però diciamo che in Serie C, maggiormente forse rispetto ad altre categorie, l'episodio sporco ti fa sempre la differenza. Una palla messa meglio ti può far vincere la partita. Poi vedremo i gol, soprattutto quello di Chirico. Vabbè, quello di Chirico pensa che ne esca una all'anno, voglio dire così. Esatto. Nulla da togliere. Però. Ma non che sia bello, che sia sporchissimo. Niente. Ci dobbiamo fermare, giusto? Pausa. Quindi dobbiamo salutare il nostro caro Alberto Caccia in collegamento. Grazie mille Alberto, sempre un piacere averti con noi. Grazie a voi, buon proseguimento. E allora salutiamo Alberto Caccia e ci fermiamo per chiudere la prima parte di Aspettando Contatto Sport. Tra pochissimo sempre con Gianni Porcelli e Simone Auriletto per commentare ancora la vittoria sul Messina. Guardiamo anche un po' le altre, ci proiettiamo verso Latina tra pochissimo. Ritrovati, seconda parte di Aspettando Contatto Sport, con noi in studio sempre Simone Auriletto, difensore dell'US Avellino, e Gianni Porcelli e Michelangelo Freda. Vabbè, io non posso mai mancarlo, immancabile. Abbiamo salutato Alberto Caccia e invece accogliamo con grande piacere un altro ospite, difensore del Latina, Lorenzo Carissoni. Buonasera, in collegamento, eccolo qua. Buonasera a tutti. E allora, vi abbiamo anticipato della carrambata. Vabbè, abbiamo riunito parte della difesa del Torino, che quindi, era stagione 2015-2016. Simone, Auriletto, sorpresa per te. Vedi. Sorpresa. Cosa gli vuoi dire? Dai, non siete ancora avversari, c'è ancora tempo. Fuori dal campo non si è mai avversari. Ce l'abbiamo la foto, regia? Facciamo vedere la foto che... Abbiamo scovato anche con l'aiuto ovviamente di Lorenzo una bella foto che ritrae sia Auriletto che Carissoni, Youth League contro il Middlesbrough, sì, dico bene. Ricordi amari però. Sì, ricordi amari purtroppo. Sì, l'andata finì 2-0. 3-0, eccoli qua, con lo scudetto sul petto. Sì. Dai, sono bei ricordi. Però se anche fare... quelle competizioni del genere, poi lì giocavamo lo Stadio Olimpico, quindi, che adesso si chiama Grande Torino, con un sacco di gente tra l'altro che veniva a seguirci, perché per i tifosi del Toro anche la primavera è una tradizione, e quindi dai, sono sempre bei ricordi. Quanta gente viene a vedere le partite della primavera? Perché da noi se ne parla ma non viene nessuno a vederle, però ne parlano. No, adesso non te lo saprei dire, però in quelle occasioni lì mi ricordo più di 10.000 persone c'erano allo stadio. Mamma però mia, che numeri! Erano, diciamo, occasioni quasi storiche, dai, perché... Vabbè, è la Youth League questa. Sì, era la prima volta che si faceva e... noi, grazie alla squadra dell'anno prima che aveva vinto lo scudetto, avevamo l'opportunità di partecipare, e quindi poi il tifoso granata, proprio la primavera, è veramente una tradizione per il tifoso granata. Allora sentiamo anche Lorenzo, ovviamente. Lorenzo, che ricordi hai di Simone Auriletto come compagno di squadra? Abbiamo visti così vicini lì nella foto.
Ma è stato un bel percorso, forse l'anno più bello della mia vita, quello a Torino. Sì, come diceva lui, abbiamo fatto una stagione bellissima, sia per queste partite che veramente sono grandi emozioni, soddisfazioni, ma soprattutto anche per il percorso che abbiamo fatto. Siamo arrivati in semifinale dei playoff, avevamo un grande allenatore come Moreno Longo. È stata una bella stagione, tanti giocatori che sono tuttora nel professionismo e bel gruppo. Posso Allora, farvi una sì. domanda? Ma c'era Buongiorno con voi? È No, quell'anno no. arrivato dopo, Sì, successivo. l'anno dopo. Ok, Sì. Lorenzo, ci proiettiamo verso Latina Avellino, ovviamente rimonta del Latina da 0-2 a 2-2 contro il Giuliano Francioni. Questo vuol dire che insomma Latina è una squadra che il carattere ce l'ha, soprattutto perché la prima ha battuto il Foggia allo Zaccheria. Anche con uno splendido gol, il Eh sì, 2-2, eh. che squadra troverà l'Avellino? Un Latina arrabbiato che ha voglia di vincere, immagino. Sì, diciamo che poi in particolar modo Latina-Avellino è una partita molto sentita e sì, abbiamo voglia di rivalsa perché soprattutto con Giuliano abbiamo, diciamo così, buttato via il primo tempo della partita e siamo stati bravi nel secondo tempo a recuperarla, a rimetterla in piedi, anche, potevamo addirittura vincerla e quindi abbiamo qualche rimpianto e secondo tutti noi Avellino è la partita migliore per avere un'altra grande chance e di fare una gran partita. Ecco, come mai l'Avellino, come detto, il momento migliore per fare una grande partita? Come vedete l'Avellino dal vostro punto di vista? Del resto il percorso più o meno è simile, voi avete vinto la prima con il Foggia 3-0, poi due sconfitte con Pescara e Crotone e poi il pareggio contro il Giuliano. Come mai vedete molto abbordabile questo Avellino? No, no, abbordabile sicuramente no, anzi è una delle cinque squadre favorite per vincere questo campionato, ha allestito una grande squadra, giocatori molto importanti. Diciamo che per noi queste sono tutte partite, diciamo che la Latina è una squadra costruita per poter dar fastidio a tutte le squadre, secondo me abbiamo un buon potenziale e c'è davvero a parte di tutti la voglia di rivalsa e di andare a conquistare una vittoria importante che ci servirebbe in particolar modo, visto che abbiamo avuto un calendario iniziale molto difficile e diciamo così, abbiamo fatto un buon risultato a Foggia che ci ha dato i 3 punti, poi abbiamo avuto Pescara e Catanzaro dove non si è riusciti a ottenere una vittoria o un pareggio. E infine Giuliano che abbiamo recuperato, abbiamo fatto un pareggio e quindi diciamo c'è molta voglia da parte nostra di fare un bel risultato contro una grande squadra come Avellino. Ecco, Lorenzo ci ha detto insomma che Latina sarà. Simone, tu vuoi dire a Lorenzo che Avellino andrà al Francioni? No, sicuramente anche noi comunque continua il nostro spirito di rivalsa nonostante la vittoria, sappiamo che dobbiamo continuare a dare risposte sul campo e quindi avremo grande spirito di rivalsa, grande voglia di confermarci, grande voglia di iniziare a dare continuità ai risultati. Beh, vorrei chiedere al difensore del Latina, lui mette cinque squadre, mette l'Avellino fra queste cinque squadre. Fra queste cinque squadre c'è il Crotone che voi avete già affrontato. Pare che il Crotone insieme al Catanzaro sia una delle due maggiormente favorite per la vittoria di questo torneo. Che impressione ti ha fatto il Crotone? Ma guardi, noi il Crotone non l'abbiamo affrontato, abbiamo affrontato Catanzaro, Foggia, Pescara e adesso affrontiamo Avellino, manca il Ah, ho Crotone più avanti. detto Crotone io? Sì, Ah si è no, ho sbagliato, sbagliato il lapsus, nostro chiedo scusa, Michelangelo. era Pescara e Catanzaro, ho sbagliato. Va Tra bene, però Calabresi va le bene, pressioni Catanzaro è stanno ancora lì. meglio perché addirittura pare che sia Cazziamo la in più piedi, infatti, forte. sì, sul Catanzaro, Lorenzo. Catanzaro io ero squalificato, l'ho vista da No, casa, vabbè, però il questa, sono collegamento. proprio scalognato questa sera. Però si vede che è una squadra, diciamo, il gruppo principale è lo stesso dello scorso anno, è una squadra con un grande allenatore e ha individualità molto forti. A noi ci ha messo in particolare difficoltà e ho visto che domenica hanno pareggiato col Cerignola, comunque è una
si sa, Catanzaro ha preso giocatori esperti per la categoria, abituati a vincere campionati, e se non la favorita, tra le due favorite principali, insieme al Crotone, a mio parere. Sì, Lorenzo, prima di salutarti, è il solito campionato di Serie C, il girone C con Latina che vince a Foggia, col Catanzaro che pareggia al 96esimo al Cerignola, con l'Avellino che pareggia con la Gelbison. Insomma, dobbiamo aspettarci, secondo te, sempre il solito campionato equilibrato e combattuto, almeno fino a marzo? Questo sì, diciamo, è il lato bello della Lega Pro, in quanto ogni partita non è mai banale, non è mai scontata. Sono tutte partite da giocare dal primo minuto fino all'ultimo, su ogni palla, e nonostante ci siano società, come è stato in passato, che spendano tanti soldi, non è detto che poi sia scontato che si vada a vincere il campionato. Sono tutte partite da guadagnarsi sul campo, una dopo l'altra. Simone, vuoi salutare Lorenzo? Gli vuoi dire qualcosa? No, dai. Se le tirano in campo. Sì, poi ci vedremo sabato. Comunque mi ha fatto un sacco piacere rivederlo. No, anche per me sono molto felice che sia andato Avellino, che è un percorso di crescita. E nulla, dai, ci vediamo sabato. Lorenzo, giochi terzino destro lì a Latina? Stai giocando? No. Ma diciamo che giochiamo 3-5-2, mister... mi vede sia come braccetto di destra, poi mi vede quinto di sinistra, quinto di destra. Diciamo che riesco a fare più ruoli con lui. Ecco, se giochi a destra, sappi che potresti ritrovarti una nuova ala sinistra qui sulla tua corsia, perché Simone ha giocato terzino sinistro e l'ha fatto anche molto bene nella partita di ieri. Quindi gli ha anticipato la sessione video che farà domani. In quella zona di campo potresti addirittura affrontarvi, ecco, faccia a faccia. Salutiamo Lorenzo Carissoni, ringraziamo ovviamente l'ufficio stampa del Latina per averci concesso il tesserato questa sera. Grazie Lorenzo, in bocca al lupo. Grazie mille, buon proseguimento, buona serata. Arrivederci. Ecco, quindi attenzione, potrebbero addirittura, vedi? Sì, hanno esperienze parallele, perché tutti e due giocavano a destra, poi vanno a sinistra, tutti e due cambiano ruolo, benissimo. Questa Lega Pro che stravolge totalmente i ruoli. No, vuol dire che gli allenatori sono anche duttili, sono anche comunque capaci di fare esperimenti. Ah no, assolutamente. A proposito di Lega Pro, non so se avete visto tutti i gol, perché se non li avete visti, li facciamo vedere. Goal Parade di Michelangelo Freda, ci sono tutti i gol, guardiamoli. Quattro giornate, ecco che il girone C è la sua capolista. Il Crotone batte il Monterosi e fa bottino pieno dopo quattro giornate. Una vittoria di misura per i pitagorici, che battono la formazione laziale grazie a gol di Chirico su calcio di punizione, complice anche una sfortunata deviazione. Stop per il Catanzaro, che in trasferta contro il Cerignola agguanta il pareggio nei minuti finali. Ad aprire le marcature sono proprio i giallorossi all'undicesimo minuto con il tiro chirurgico di Biasci. Ma la gioia dura solo due minuti, dato che il Cerignola agguanta il pari con i gol di testa di Malcore. Nei minuti finali della gara l'Audace passa in vantaggio all'87esimo con Coccia, che insacca in rete dopo la respinta del portiere. Il Catanzaro non ci sta a subire la sconfitta. Al 94esimo Pontisso ci mette la zampata e conquista un punto prezioso in classifica per i calabresi. Sale al terzo posto la Turris, che ottiene il terzo successo consecutivo contro il Picerno grazie a gol dell'ex biancoverde Riccardo Maniero, che fa esplodere di gioia i tifosi corallini. Dopo la sconfitta rimediata mercoledì contro il Crotone, il Pescara ritrova la vittoria contro la Viterbese. Basta solo una rete a decidere il match, realizzato da Luca Mora grazie all'assist del talento delle Monache. Sale a quota 9 punti la Juve Stabia, che batte per 2-0 il Monopoli tra le mura di casa. Caldore apre le marcature al decimo minuto del primo tempo sugli sviluppi di un calcio d'angolo. Al 35esimo chiude la gara il gran tiro di Silipo dalla distanza. Sale a sesto posto la Virtus Francavilla, che supera di misura la Gelbison con il gol del solito Paterno. Termina 1-1 la gara tra Potenza e Foggia. Sono i lucani ad aprire le marcature con il gran gol di Caturano al quinto minuto. Nella ripresa la squadra di Boscaglia riesce a reagire e agguanta il pari con il diagonale di Scanetti. All'84esimo l'errore dal dischetto del Potenza fissa il risultato sullo 0-0. Pari anche tra Latina e Giuliano in una gara frizzante. Solo i campani a passare in vantaggio con i gol da 35 metri di Iglio al 13esimo minuto del primo tempo. Al 30esimo Piavaccari sembra chiudere la partita con la rete dello 0-2, ma nella ripresa il Latina si sveglia e torna in gara grazie a gol di Luca Fabrizi, che trova la prima marcatura tra i professionisti. Dopo pochi minuti lo stesso Fabrizio realizza il gol del pari di rovesciata sugli sviluppi di un calcio d'angolo.
Esordio con vittoria lo Iacovone Perezzolino Capuano, che batte per 2-1 la Fidelis Andria nel derby pugliese di giornata. Candellori apre le marcature portando in vantaggio l'Andria nella ripresa, ma dopo 4 minuti guida di testa, firma il gol del pari. Ma è lui l'uomo di giornata, dopo aver realizzato il gol dell'1-1 con uno splendido tiro a giro, decide il match al 79esimo a favore di Ezzolino Capuano. Questi tutti i gol della quarta giornata del girone C di Serie C, possiamo vederli anche in grafica, così li commentiamo insieme ai nostri ospiti con Simone Auriletto, che guardava molto interessato ovviamente i gol, soprattutto degli attaccanti che dovrà marcare per vedere un po' come limitarli, caro Simone. Vabbè, insomma, ha detto che il Catanzaro ha pareggiato al 96esimo, il Crotone ha vinto 1-0 con quel golaccio, possiamo chiamarlo così, di Chirico. Insomma, la fortuna serve. E come no, una bella prova della Juve Stabia che si impone sul Monopoli. Attenzione a questa Juve Stabia, che è una squadra abbastanza tosta, eh. Guarda, rispetto al Foggia, che c'erano molte aspettative e che si deve ancora ritrovare il Foggia, un po' come l'Avellino, la Juve Stabia è quella che è partita bene. Gioca bene, è aggressiva, esatto. Poi la prima vittoria di mister Capuano nel derby contro la Fidelis Andria, ovviamente parliamo del Taranto, e poi la Gelbison che perde in casa della Virtus Francavilla dopo aver pareggiato ad Avellino, ma mi viene esonerato. Il Taranto, guarda, esposto. Che ha pareggiato. No, ha vinto, 2-1. La prima vittoria del Taranto con Capuano. Ezzolino Capuano, non doppietta, abbiamo sbagliato. Doppietta di guida. Io sapevo che avevano pareggiato, ma mi fa piacere per Ezzolino, vabbè. Prima vittoria. Vabbè. Gelbison ha esonerato l'allenatore. Simone, ci aspettavamo questo Gelbison, comunque perde in casa di una Virtus Francavilla, che è una squadra forte, secondo me, ha preso il punto. No, scusami, mi riferivo alla partita precedente, hai ragione. Ha pareggiato la precedente. Sì, scusami. Quando c'è il turno infrasettimanale, c'è ovviamente un po' di inganno. Gelbison, quindi che esonera mister Esposito, non ci aveva fatto una cattiva impressione, al di là della prestazione dell'Avellino, voglio dire. Sì, poi non so le dinamiche che ci sono dopo la sconfitta. Prima. Esonerato. Sì, infatti, sì. Da vedere da fuori sembra una cosa abbastanza strana, però poi sono dinamiche che ci sono all'interno delle società, delle squadre. Forse si era rotto il rapporto, perché mi sembra strana che la quarta giornata una squadra che, voglio dire, deve lottare per evitare la zona retrocessione vada a esonerare un allenatore con appena 2 punti in classifica. Senti, io vorrei essere caustico, però qua abbiamo esonerato un allenatore e un direttore sportivo a due mesi dalla fine del campionato, quando si era in piena zona playoff. Quindi non ci meravigliamo di niente. No, certo, fa parte. Indubbiamente, però lì c'erano una serie di conseguenze un po' diverse. Qui stiamo parlando di una squadra che arriva dalla Serie D, che ha un altro genere di aspettative, un po' come il Messina che rinnega il progetto. Sì, ma in queste piazze ormai è chiaro che non agiscono fattori tecnici o valutazioni di altro ordine, esistono valutazioni di pressioni della piazza e valutazioni economiche, perché queste sono importantissime. Sì, per il Vallo della Lucania, cioè, mi aspetto di più che la Messina vada a esonerare Auteri, faccio l'esempio, che la Gelbison. Ma perché da Auteri, che tiene un nome, ti aspetti che faccia un campionato di un certo tipo? Non è l'unica panchina, perché il Taranto ha esonerato ancora prima mister Di Costanzo, terza giornata. Lì è puliziato. Di Costanzo Capuano. Onestamente non esiste ballottaggio, io conosco tutti e due e ritengo che Di Costanzo è nettamente più forte anche tecnicamente, nonostante l'altro sia più effervescente, e uso un eufemismo. Però voglio dire, non so, queste le logiche, sono altre. Tieni presente che ad esempio a Taranto si è dimesso anche un avellinese, che subito dopo quella partita è andato via, anzi proprio per l'allontanamento di Costanzo poi si è dimesso. Vogliamo vedere anche un po' la classifica, Gianni, lascia il tempo che trova dopo 4 giornate, però insomma ci diamo lo stesso. Però lascia il tempo che trova, però vedere l'Avellino a 4 punti e vedere l'altro a 11 punti mi pare già comunque eccessivo. 8 no? punti dal Crotone. Ho detto, no, 7 punti sono tanti, Sì, no, a questo punto sono tanti. Sicuramente, però siamo all'inizio, il campionato è veramente lungo, è lunghissimo, ci sono ancora un sacco di partite, e, come dicevamo prima, ogni partita... soprattutto in Serie C, ogni partita si può decidere su un episodio, alla fine anche partite che sulla carta sembrano a volte scontate, poi si rivelano tutt'altro che scontate, e quindi c'è tempo per recuperare, e noi vogliamo mettercela tutta.
Ecco, personalmente... Noi dobbiamo puntare alle prime 5 posizioni, che non si sa mai la Lega prima o poi faccia una riforma dei campionati, perché se ne parla così tanto, ma vai a vedere. Però io onestamente vorrei capire, ma al vostro interno che cosa vi dite? Che la Velina è squadra che può puntare ad ambire alle prime posizioni? Ma noi, ti dico la verità, non parliamo molto di queste cose. Beh, ma inizio idea, campionato, no? Sicuramente in queste prime giornate, e continuiamo a farlo, noi pensiamo, cioè il nostro unico obiettivo è la partita, in questo caso di sabato, era stata la partita di domenica, era stata la partita di mercoledì. Il nostro obiettivo è quello, e credo che debba essere sempre così. Siamo consapevoli di, come ho detto prima, siamo consapevoli in che piazza siamo consapevoli che dobbiamo scendere in campo tutte le partite per vincere, sicuramente è del nostro intento e noi lavoriamo per questo, quindi... Però volevo farti una domanda, al di là di questo discorso, che è giusta la domanda di Gianni, poi immagino che secondo me quando arriveranno i risultati comincerete a capire dove volete arrivare in questa stagione. Poi è sempre detto che da gennaio comincia un altro campionato, però bisogna poi capire la distanza. Vabbè, sì, ora pensiamo a questa fase, che bisogna trovare un equilibrio proprio all'interno della squadra. Ti volevo fare un altro genere di domanda, quanto è fluito vedere i ragazzi della Curva Sud venire sotto il vostro albergo sabato sera? Sicuramente ha influito, ci hanno parlato e ci hanno incoraggiato, ci hanno sostenuto, sicuramente emotivamente è stata una cosa che ha influito. Quindi... Mi ha impressionato vedere il come dire, prima la festa, passione. Intanto, ieri sotto la curva, così magari eccola qua. Vai. Sai, l'Avellino ha vinto un primo campionato di C per la prima volta è andato fra i professionisti nel 72-73, sembra un'altra era, un'altra epoca. In quelle circostanze ad Avellino ogni domenica, la domenica mattina, c'erano cortei, c'erano striscioni per tutta la città, si era in una posizione di rincalzo rispetto a Lecce, che sembrava la squadra destinata a vincere quel campionato. Eppure quell'entusiasmo fu tracimante, fu veramente l'entusiasmo che catapultò l'Avellino in Serie B, e si vinse un campionato sull'onda dell'entusiasmo. C'era uno squadrone, onestamente c'era uno squadrone, perché i giocatori di quell'epoca che Sibilia aveva portato erano giocatori di grande spessore, c'era Mauro Pantani, c'era Nobili, insomma c'era gente che comunque giocava a calcio, c'era Marchesi, è inutile che ti faccio tutta la... c'era Minius in porta, non so se l'hai mai sentito parlare, insomma voglio dire, però quell'entusiasmo comportò, significò molto. Io non so se questo possa ripetersi, perlomeno non in quella misura e con quei numeri, ma quell'entusiasmo fu determinante. Io sono dell'opinione che l'entusiasmo è determinante dappertutto, in Serie C e fino ad arrivare in Serie A, certo. L'entusiasmo è determinante dappertutto. Se entrate dal Torino, il Torino lo insegna, perché l'entusiasmo dei tifosi del Torino è molto diverso dall'entusiasmo dei tifosi della Juventus, che arrivano da tutta Italia, non solo della città. Non so di Torino. Non so di Torino i tifosi della Juve. No, infatti è così, è proprio quello che sì. Però il Torino come entusiasmo, lui l'ha vissuto, credo. Sì, sai che significa? Sì, infatti sono di quell'opinione lì, se no comunque ogni anno ci sono delle aspettative e ogni anno qualcuno può cambiarle, no? Può cambiare l'esito di quelle aspettative, e questo si fa... grazie soprattutto all'entusiasmo che si crea durante un percorso, e noi stiamo cercando, grazie alla vittoria di domenica, di creare quell'entusiasmo, e che quell'entusiasmo di portarcelo avanti. Ecco, a proposito di entusiasmo, abbiamo visto le immagini della prima festa della stagione con la curva, no, con la Curva Sud che vi ha chiamati, insomma, era tra quelli che saltava di più, ho letto. Tra immedesimarsi con la curva può essere questo anche un motivo per dare di più in campo, perché effettivamente il legame maggiore, ad esempio, potrà capitare anche di incontrare Raffaele Biancolino, l'allenatore della Primavera 3, e quella è la differenza. Lui da napoletano fece dei gol importanti, certo, contro il Napoli, con tanto di
di minacce, la macchina bruciata, eccetera, sì. Dell'epoca. Quindi è proprio questo legame che si viene a creare, questo collante un tutt'uno con la città che può fare la differenza e che noi ci auguriamo. Se vincete a Latina te ne accorgerai, perché già due vittorie consecutive, ti faccio vedere come cambiano. Sì, cambierà l'umore, cambierà il tifo, cambierà tutto. Pensa che nel 48, a proposito, come dice, tornando nel passato, come ha fatto il collega Porcelli, ci fu la prima promozione in Serie B che ci fu negata per una questione giudiziaria, poi ve lo racconteremo con la Juve Stabia, ma pensa che tanto era l'entusiasmo in città che facevano le collette, la tassa sullo zucchero, per pagare lo stipendio al calciatore che veniva. Cioè, Avellino è... ho sbaglio, signor Porcelli? Pane e pallone. Sì, vabbè, Gianni, è un, si vive di calcio a 360 gradi, 24 ore su 24, da 80 anni, 90 nel anni a sta parte. Male. Cioè, tu tieni presente che adesso vedi 5-6 mila spettatori, se va bene. Ne erano 45 mila. In questo partenio, 45 partenio, quindi. Insomma, gli abbiamo fatto una bella, come si dice, una bella scuola, no? Di quello che è svolto. Vabbè, uno che ha indossato la maglia del Torino può, come dire, capire bene il peso anche della maglia bianco-verde. Allora, caro Simone, vogliamo salutarci con un passaggio sul Latina. Vedremo un Avellino cattivo, agguerrito, no? Sì, sicuramente. Immaginiamo sempre il 4-3, Michelangelo, giusto? Sì. Sì? Perfetto. Sicuramente. Squadra che vince non si cambia, ce l'ho detto. Sicuramente saremo agguerriti, saremo, come ho detto prima, continuerà la nostra voglia di rivalsa, perché un risultato non basta, dobbiamo dare continuità, e quindi sicuramente andremo là per vincere, con la cattiveria, con tutto quello che abbiamo messo in campo la scorsa partita, e cercare di portarci dietro l'entusiasmo. Ecco, vediamo anche la grafica del prossimo turno, perché non c'è soltanto Latina Avellino, anche se però insomma non mi ricordo se ci sono dei big match particolari, non mi sembra. Nella prossima giornata? Insieme. Sì, nella prossima giornata, eccola qua, Monterosi Francavilla, Catanzaro Messina. Non ci sono grandi match, Alessandria più che altro. Foggia Pescara. No, quello che fa capire in maniera particolare è che siamo obbligati a vincere, perché vedendo le altre squadre da vertice che hanno un calendario, mettiamoci una giornata facile, a maggior ragione devi fare punti per continuare a stare dietro, per non essere, come dire, troppo lontano da quelli che vogliono essere. E ai fini della bassa classifica sarà di estrema importanza questo Gelbinson Taranto, perché chiaramente determinerà già qualcosa. C'è il derby tra Monopoli e Cerignola, Juve Stabia Viterbese, Giuliano Turris, altro derby, Campano, dicevo, Foggia Pescara, una partita che, non so, a me fa venire in mente Zeman, Foggia Pescara. Che cosa? Per quello che ha fatto... Che cosa? Foggia Pescara, dico, mi fa venire in mente. Ah, sì, certo, figurati. Per i successi ovviamente. C'è grande rivalità, fra l'altro. Sì, è una partita molto molto interessante, perché il Foggia non ha cominciato bene, tutt'altro, tra l'altro è un po' sorpresa, perché insomma con Moscaglia in panchina un'ottima rosa secondo me costruita, insomma vedremo, devono venire fuori i valori delle squadre, compreso quello dell'Avellino. Siamo in chiusura di questa puntata di Aspettando Contatto Sport, noi ringraziamo ovviamente Simone Aurelietto, difensore dell'US Avellino, grazie mille Simone. Grazie mille a voi. In bocca al lupo ovviamente per la partita e per il proseguo del campionato. Ringraziamo Gianni Porcelli, grazie mille Gianni. Grazie a voi. Saluto, ormai non ti ringrazio più. Perché mi devi ringraziare? Baciatevi. Dopo? No, dopo, in privato dopo. Facciamo queste cose. Mai pubblicamente. Michelangelo, ci vediamo domani. Sì, ci vediamo dopo nel backstage. Nel backstage, perfetto, c'è da pubblicare un po' di tagli, Aurelietto, Carissoni, per i nostri canali social. Ringraziamo Vittorio Terranova, Manuele Angheloni, Aurelio Basileo, Francesco Rinaldi, insomma tutta la squadra di Prima TV e Telenostra. Ringraziamo voi per essere stati in nostra compagnia. Buonanotte.